Che stai facendo? Broccolo? Ehi, cocco! Buongiorno! Mano, ti diverti a giocare con il tuo amico Bugs Bunny? Ah, che schifo! Ah, non vorrei essere al posto di quel coniglio. Ale, scusa, me la togli una curiosità? Sì? Perché hai messo quei guanti? Le È ovvio, non voglio lasciare le mie impronte digitali in giro. impronte digitali sono qui, è tagliato. Non più. Wow, che genio! L'altro giorno ho visto un film sugli alieni e ho scoperto che loro localizzano il tuo cervello ovunque e ti rendono il loro schiavo, quindi ho la soluzione io. Ma che cavolo? Alieni, non mi avrete mai! Ok, però c'è un problema, Ale. Da te comunque non localizzerebbero niente perché il cervello non c'è. Neanche da te, la testa di cocco è bella protetta. Scusami, mano, cosa dovrebbe essere questa cosa? Pensavo che lo sapessi. Come si chiama? Buzz Bunny. Si chiama Bugs Bunny. Non lo sai dire! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi io e i miei cugini faremo la frutta martorana, vero? No, già l'ho colorata ieri sera e l'ho fatta. Avete fatto la frutta martorana senza di me? Sì, Ale non l'ha fatta però. Io Veramente? l'ho mangiata. Anch'io. E allora cosa facciamo? I compiti? Se vuoi me ne puoi fare tu. Ma sono molti di rispondere questi. Sì. Facciamo un po' di palestra, almeno ci teniamo in forma. Stai scherzando? Stai tutto il giorno nel mio divano a poltrire. Ok, ragazzi, ho capito che voi oggi non volete fare completamente niente. E questa non è una bella cosa. Io so io fare qualcosa. Cioè? Giocare a Fortnite. Cioè, vi rendete conto che questa non è per niente una vita sana? Vi rendete conto che questo stile di vita vi porterà alla rovina? Voi non farete mai niente nella vostra vita perché non volete imparare a fare nulla. Volete solo giocare. E invece dovete sapere che la vita è fatta di tante cose belle. Si può studiare, si può lavorare, si può diventare qualcuno. Nella vita potete essere qualunque cosa, potete diventare chiunque. Vedo che il mio discorso vi ha motivato parecchio. Ragazzi, voi siete troppo indisciplinati. Ma io vi cambierò. Come vostro cugino maggiore vi insegnerò le buone maniere. Vi insegnerò a lavorare, a studiare, a fare le cose belle della vita. Non puoi fare niente per cambiarci. Noi siamo così pigri. Giochiamo a Fortnite e non facciamo più niente. Voi non avete capito con chi avete a che fare. Datemi 5 minuti di tempo. Vostra sorvegliante Barbara. Sì, e adesso filerete dritto in riga perché oggi siamo nel mio collegio. Buongiorno, signorina Barbara. Buongiorno, signorina Barbara. Signorina Barbara, ma cosa sono? Vostra sorella? Io per voi sono la signora sorvegliante. Da oggi in poi qui cambieranno tantissime cose, quindi preparatevi al peggio. Lo so che i capelli sono molto più carini. Quest'anno è veramente bella. Sì, lo so, grazie. Quest'anno sono veramente molto più... Ah! Non dovete farmi complimenti. Nessun complimento è permesso in questo collegio. Ma allora lei è brutta. Sono calma, sono calma. Cosa hai osato dire? Ma lei mi ha detto che non voleva complimenti? Va bene, non parlo più. Calma, sorvegliante, calma. Siete pronti per la prima lezione di educazione fisica? No, è brutto l'educazione fisica. Come avete detto, scusate? Siamo prontissimi, è bellissima l'educazione fisica. Educazione fisica! Bene, quindi iniziamo con i primi esercizi. Queste cose mi casano tantissimo. Su, dai, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. Bene, iniziamo con il primo. Come si permette ad utilizzare un cellulare mentre stiamo facendo la nostra lezione? Non devi disobbedire la sorvegliante. Mi dica che cosa dobbiamo fare, sono tutte orecchie. E lei è tutto orecchie? No. Ho capito, vuole fare ancora lo spiritoso. Bene, se non toglie subito le mani dalle orecchie, il suo cellulare rimarrà con me per almeno un mese. No, sto continuando, c'è la ceruma. Ah, ok. No, non ce l'abbiamo pulita. Iniziamo subito facendo 10 piegamenti, 10 flessioni e 10 addominali. Su, mi dica.
Signora sorvegliante, ma piegamento e flessioni sono la stessa cosa. E io che ho detto? Sono la stessa cosa. Bene, bene, bene. Piccoli marmocchi, adesso mettetevi in fila per due. Staccatevi di un passo avanti. Ho detto un passo avanti. Bravissimi. Pancia in dentro. Chiappa in dentro. Petto in dentro. Che c'è, Manu? Posso respirare? Sì, certo, può respirare. Lei invece non può respirare. E non può ridere. Uno, due. Bravissimo. Tre. Forza che ce la fa. Quattro, cinque. Bravissimo, Manu. Il suo voto per oggi è ottimo. Eccellente, no? Ottimo le basta. Va bene, vale 9. Posso fare anche io i 5 piegamenti? Sono molto bravo. No. Lei è più grande, quindi ne farà almeno 20. D'accordo, vedremo chi vincerà. Vai, come se la cosa cambiasse. Forza, vediamo come li sa fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 2. Che c'è? Ne ho fatti 15 già. Non è vero, Manu? Quanti ne ha fatti? Ne ha fatti 6? 6! Mi dispiace, mi sa che la toccherà ricominciare da capo. Forza! 1, 2, 3, 4. Ti vedo un po' leggero. E Manu, potresti sederti lì? Sì, sì. Cosa? Vai! Vai. Fai le pressioni! Forza! Non ci riesco! Per favore, un po' di tregua! Sono stanchissimo! Peso 100 kg! No! Pesa 35. Quanto mi sto divertendo con questi esercizi. Adesso passiamo a qualche ripetizione. Faremo un po' di materie miste e vediamo come ve la cavate. Sì, la geografia, sono bravissimo. Chi di voi mi sa dire qual è la capitale dell'Italia? Io. Ok, mi dica Alessio. La capitale d'Italia è Roma. No, ha sbagliato. Bravissimo! Complimenti, Manu! La sua preparazione è molto evidente. E lei, Alessio, è veramente un ignorante. Non sa completamente nulla. Ma che stai dicendo? Queste cose non stanno in giro nelle intere. La capitale d'Italia è Roma, lo sanno tutti. Come ha detto? Lisbona. Manu, visto che sei molto preparato, vieni, potrai avere l'onore di stare accanto a me. Adesso interroghiamo lui. E non ti prendere troppo confidenza, però. Alessio, dove va? Venga qui, venga subito qui, la metto in punizione. Te ne farò una semplice. Qual è la capitale della Francia? Molto facile, è Parigi. No, hai sbagliato. Manu, diglielo tu. Lo sanno tutti, è Germania. Bravissimo, Manu, tu sì che mi dai grandi soddisfazioni. Tutto questo è un complotto contro di me, dai. Manu, pensi quando elementare, non sa nemmeno fare 2 più 2. Fa 5. Giusto. Bravo, 2 più 2, 5. Tu sei un ignorante che non sai fare niente. Ma tu siete degli ignoranti. Come osi? Visto che avete finito la prova, adesso c'è il momento merenda. Finalmente anch'io avrò qualcosa, sì, le patatine. No, no, lei no. Prego, Manu, tutte sue. Scusi, posso andare a prendere l'acqua? Ma non si preoccupi, gliela porto io. Prego, Manu, qui la sua acqua. Grazie. Posso prendere una patatina? Ecco. Grazie, gentilissimo. Tanto si sa, c'è chi mangia e c'è chi guarda. Guardatelo, poverino. Secondo me questa disciplina prima o poi le servirà. Sì, certo, mi servirà a fare la dieta. A me servirà a ingrassare. Buono, che palatine. È troppo bello vedere questi ragazzini maleducati guardare mentre noi mangiamo le nostre patatine. Stasera faccio. Sì, stasera è una festa in onore dei ragazzi preparati come te. Che c'è? Scusi, signora sorvegliante, ma bene, non posso avere le patatine, non posso avere niente. Almeno un po' d'acqua posso prenderla, sto morendo dalla sete. Ma potrei pensarci a questa cosa. Magari se mi dici per favore, forse ti mando a prendere l'acqua. Per favore, posso prendere un po' d'acqua? Ci voglio pensare su, guarda. Ma sì, per questa volta vai. Solo per questa volta. Grazie mille. Adesso ci penso io per quella sorveglianza. Avrò la mia vendetta finalmente.